tutto pronto, appena cominciato questo match tra i ragazzi dei Las Becas, ragazzi della Virtus Quarta B, in questa placida giornata all'SD 2000. Tanto sole, ma anche tanto vento. Vediamo questo match, che emozione ci regalerà. Subito De Lindo, palla fuori. Ma il nostro? Canitano! Imbucato per vie centrali, va con il sinistro. Leader silenzioso di Las Becas. Vantaggio siglato da Aldo Canitano, 1-0. Ma il trino è qua da cazzuta, vai giù. Palla messa in mezzo da Canitano, che dopo il gol si regala anche l'assist per Gianmarco De Lindo, 2-0. Cervo prova ad andare con il mancino, ancora Cervo prova a scattarli tutti, ce la fa! Che gol di Cervo! Li dribbla tutti e va a segnare il 3-0, show dei Las Vegas. Cervo per Canitano, che numero da fantascienza Canzarella! Gli nega la gioia del gol! Ci aveva provato Canitano. Vogliamo giocare tutti quanti. No, vabbè, due di loro fanno un tempo a testa e gli altri facciamo il cambio normale. Attenzione, la palla in verticale, la Virtus del Gaudio! Ora ragazzi della Virtus in attacco, una serie fitta di passaggi, poi palla in verticale per Canitano, occhio che la palla gira, ancora Canitano, c'è De Lindo, Canitano la stoppa, Canitano l'imbucata per De Lindo cadendo! Ancora palla rubata, messa a rimorchio del Gaudio, salva i suoi! Finisce qui il primo tempo. Show della San Vegas, arrivederci alla ripresa. Partita la ripresa, la San Vegas in vantaggio per 3-0, abbastanza netto contro la Virtus Quarta B. Vediamo questo secondo tempo, chi vedrà tra i protagonisti. Palla in mezzo, messa da Cervo per Oliucci che impatta bene e va a segnare gol. Consente la Sabega di portarsi sul 4-0. Occhio a Canitano, prova ad andare, servito De Lindo! L'asse è sempre quella, Canitano per De Lindo. E i ragazzi della Sabega vanno a trovare il 5-0, pesantissimo. Esagerano un po' nell'uscita, palla al piede ragazzi della Las Becas e ragazzi della Quarta B accorciano le distanze, 5-1. Com'è il attenzione ancora del Gaudio un po' nelle frasche, c'è il gol del 5-2 della Virtus Quarta B. Ancora attenzione, clamorose disattenzioni negli ultimi 5 minuti da parte dei Las Becas, 5-3. De Lindo colpisce un incrocio dei pali clamoroso. Occhio a Canitano, ancora lui sul filo dell'offside, ancora Aldo Canitano. La del Gaudio Mask intanto. Che ne pensi la del Gaudio Mask? No, meglio non commentare. No. Va bene, vai io. Del Gaudio, attenzione! La sforbiciata! E c'è il gol della Virtus Quarta B! Incredibile! 6-4. Attenzione, 6-5 adesso. Disattenzioni clamorose, uno dopo l'altra, 6-5. Terza fascia. Sì, è così. Terza fascia mi c'è il cuore. No, se arrivate terzi comunque andate in quarta fascia. No, è il quarto, ma in quarta fascia. No, non è vero. Ciru, chiedo a te.
Palla in mezzo e Canitano va a segnare il gol del Soliti. Erano a lavare. No, io avevo la vedi Pionte. Vabbè, non volevi sapere ragioni. Non esiste proprio. E finisce qui con la vittoria dei Lasa Bakers.